Salve a tutti, oggi continuiamo con la YouTuber Challenge. Sono esattamente come nell'altro video perché sto approfittando il più possibile di questo pomeriggio libero per girare più video possibili. Questo è il terzo di fila che faccio. Comunque, la lettera che affronteremo in questo video è la lettera V e ho scelto la parola vestiario. Credo di aver parlato in realtà di questo argomento anche in un altro video, però così non volevo stare a pensarci troppo, quindi mi sono detto ok, parliamo di questo, è un argomento abbastanza leggero. E parlando del vestiario in termini di percorso spirituale, in termini rituali anche, io sono sempre stato in dubbio su come abbigliarmi, nel senso che una parte di me è sempre stata affascinata dall'immagine che i media ci propongono della strega o del mago o del praticante comunque. Ovvero questi personaggi con vesti fluenti, lunghi mantelli, ingioiellati, con diademi particolari. Mi ha sempre molto affascinato, però un'altra parte di me, onestamente, quando si è trattato di andare all'atto pratico, ha sempre pensato che forse era un po' eccessivo il modo in cui certi praticanti si conciavano. A volte capita di vedere perfino i cartomanti in televisione che si conciano in modi assurdi, come se fossero dei faraoni, con enormi diademi, gioielli che farebbero invidia a re e regine. Quindi sono sempre stato un po' combattuto appunto per quanto riguarda il vestiario, e questo nei primi anni. Poi quando ho iniziato a studiare, a documentarmi un po', prima sulla Wicca, poi su altri percorsi, ho visto che effettivamente nelle varie tradizioni c'erano o non c'erano a volte indicazioni piuttosto anche specifiche sul vestiario. Per esempio, nella Wicca Gardner prescriveva che si dovesse praticare nudi, il cosiddetto skyclad, di cielo vestiti, quindi letteralmente nulla addosso se non l'aria. E altre persone invece, magari anche sue contemporanee, erano invece contrarie a questa cosa. Di Gardner alcuni hanno detto che era semplicemente un po' pervertito e quindi per questo prescriveva la nudità rituale. E magari altre persone in contrapposizione a questo prescrivevano, consigliavano di usare semplicemente delle tuniche o dei mantelli. Poi vabbè, ci sono ovviamente ordini molto più specifici come il Rosa Croce o la Golden Dawn, che invece prescrivevano appunto vesti abbastanza appariscenti, anche molto precise nella struttura, nella decorazione, nel colore e quant'altro. Quindi c'è un po' di varietà su questo argomento. Io con gli anni ho imparato semplicemente un po' a fregarmene, nel senso che a volte quando si è trattato di fare cose, diciamo, ordinarie, se così si può dire, veramente non me ne sono preoccupato, così come ero, andavo all'altare e praticavo. Altre volte mi sono basato magari sulla temperatura, sulla stagione, quindi in caso di freddo mi sono particolarmente coperto, in caso di caldo invece mi sono scoperto. A volte ho praticato senza vestiti, a volte imbacuccato come un pupazzo di neve, e devo dire che la cosa non mi ha creato grandi differenze, o grandi difficoltà o grandi facilitazioni, quindi per quanto mi riguarda è una cosa che mi lascia abbastanza indifferente, se vogliamo, ecco. Qualche anno fa mi sono procurato, così per sfizio più che altro, un mantello, pagato anche relativamente poco e di qualità relativamente buona, con l'intento di usarlo poi nei rituali e quant'altro. In realtà, se l'ho usato mezza volta è stato anche tanto. Difatti, l'uso maggiore che ne ho fatto è stato ad Halloween, qualche tempo fa, per andare a una festa. Fra l'altro, se qualcuno dei presenti sta guardando, ciao. E quello è stato l'uso maggiore che ne ho fatto, in effetti, perché a livello rituale l'ho sfruttato veramente poco e niente. Anche perché quando si indossa un mantello in un piccolo spazio come quello che ho io, in realtà risulta soltanto ingombrante e si rischia di urtare qualcosa, rischia di andare a fuoco se sfiora una candela, quindi non è proprio l'ideale. Mi rendo conto che magari in gruppo oppure in uno spazio più ampio si possa usare con maggiore tranquillità, però per esempio se un rituale all'aperto nel bosco, un mantello che a me personalmente arriva ai piedi perché sono bassino e il mantello è lungo, rischia soltanto di sporcarsi oppure ci si inciampa molto facilmente, quindi da quel punto di vista non lo vedo molto pratico.
Inoltre, se dovessi fare un rituale in gruppo, penso che comunque non andrei oltre il mantello, nel senso non mi metterei strane tuniche o gioielli particolarmente appariscenti. Io, a volte, quando mi è capitato di andare a qualche manifestazione o rituale di gruppo, mi è capitato di vedere persone, che magari non si atteggiavano minimamente, a chissà quali grandi maestri, guru e stregoni potentissimi, però il modo in cui si conciavano, onestamente, mi ha lasciato un po' perplesso perché sembravano letteralmente usciti da una fiera del Rinascimento oppure da una sessione di cosplay o da una festa di carnevale bella e buona. E questo non lo dico per giudicare, perché se per loro aveva un senso, allora trovo che fosse sacrosanto. Però conoscendomi, penso che mi sentirei ridicolo e me la prenderei se qualcuno vedendomi si mettesse a ridere oppure avesse da fare dei commenti, e so che non è il modo giusto di affrontare questa cosa. Quando una persona fa qualcosa dovrebbe semplicemente fregarsene del commento altrui, però è un lato del mio carattere che ancora non ho compreso bene, ancora non ho imparato a gestire molto bene. Quindi se dovessi conciarmi in un certo modo in un gruppo, non tollererei o comunque vivrei male gli sguardi altrui. Magari invece potrebbe anche piacere, potrebbero farmi complimenti, in quel caso sarebbe molto molto bello, però una parte di me continuerebbe a essere ipercritica verso se stessa, quindi forse c'è anche questa componente. Comunque diciamo che per tutti questi motivi, a parte qualche rara occasione passata, perché adesso neanche mi capita più, nella pratica io praticamente non faccio minimamente caso al vestiario. Diciamo che un tipo di abbigliamento casual è la prassi per me, e trovo che in definitiva sia anche la cosa più pratica, perché appunto non devo perdere tempo per cambiarmi, non devo preoccuparmi di cosa sto indossando, sto comodo, e quindi in definitiva trovo più vantaggi nel vestirsi casual che non nel agghindarsi in modo particolare. Questo perché per fortuna da questo punto di vista, non seguendo una tradizione specifica, non ho nessun dettame da seguire, nessun dogma, nulla del genere. Capisco se una persona invece ha un sentiero molto specifico che magari deve sottostare ad alcune regole, però come dicevo nel video precedente, quello sull'unicità, penso anche che qualche strappo alla regola, se funzionale, si può anche fare. Quindi se avete questo problema, per esempio, il mio consiglio è fregatevene. Se il vostro sentiero prescrive che dovete indossare un mantello, ma voi lo trovate ingombrante, o vi fate un mantello più corto o non lo mettete, e sono sicuro che alla fin fine non cambierà molto in termini di rituale, di efficacia della vostra pratica, anzi potrebbe facilitarvi la cosa, quindi il tutto potrebbe risultare molto più efficace. Io come sempre sono per lo sperimentare, quindi se non provate non lo saprete mai. Comunque, chiudendo questo video, che forse è un pochino frivolo rispetto agli altri, come sempre vi invito a dirmi la vostra nei commenti. Voglio sapere se vi abbigliate in modo particolare oppure no, magari che ne pensate in generale di questa cosa, delle varie tradizioni e di quello che prescrivono in merito. E con questo adesso chiudo, vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!